Allora, poi sposteremo le cose della grafica. Come mi vedo in HD con la tua webcamera? Mi sento proprio alta definizione. Anche tu Mi si vedono tutti i pori dilatati. anche no anche tu quando investi quando Twitch finalmente deciderà di farti essere partner, anche tu Quando io mi deciderò a streamare un streamare po' di più, seriamente. ok, potrei anche tu investire qualcosina in più nel tuo coso, perché tu hai un setting migliore del mio, ma io ho una strumentazione migliore della tua. Se Verissimo. combinassimo i poteri, bah! Attacco Diventeremo turbinante. persone migliori, ma invece non è questo il giorno. Are those motherfucking nascondini? Assolutamente sì, i migliori biscotti da tè della storia. La signora, se poi hai ancora fame, la signora Paola mi ha dato delle canestrelle. E canestrelle! Canestrini in realtà. Allora, amazing, direi. Sottotitoli, sì. Sì, perché comunque ogni tanto fa comodo vederli. Modalità grafica la voglio fedeltà, non la voglio fedeltà vuol dire 60 frame con 30 frame con l'RTX, quindi riflessi, tutta la grafica più figa, altrimenti la possiamo mettere in prestazione e va a 60 frame al secondo, però ci si perde un paio di cose. Io ho mangiato cereali, bravo Mar. Grazie per l'info, ma no, dove l'ho scritto? Io ho mangiato i cereali, che carino, che carino! Ho mangiato i cereali! Sì. Yummy! Comunque, ragazzi, per chi non sapesse, noi adesso stiamo per giocare a Spider-Man Miles Morales. Siamo in ritardo, non siamo i primi. Ma io sono la voce di Miles Morales. Lei è la voce di Finn Mason. Siamo i doppiatori del videogioco. E porteremo appunto ogni domenica. Ovviamente, Natale permettendo, perché io forse devo tornare a Torino. Che io E tu riesci a tornare solo il 30 quinto. se Però nelle prossime domeniche noi giocheremo insieme a voi appunto Spider-Man Miles Morales su PlayStation 5. Quindi mi raccomando, nessun commento negativo sul doppiaggio, questa non è una democrazia. Questa non è un vogliamo sapere la vostra opinione, a meno No. che sembra tipo John Mulaney sulla parte dell'università. We want a gift, but only if it's money! Esatto. Vogliamo i vostri commenti, ma solo se sono dei complimenti! Cazzo. È arrivata la P5, sì. Me Almeno. la. Infatti guarda Claudio che faccia di merda. Bella la P5, è molto bella la Vaffanculo, P5. andate a fanculo, Ma anch'io tanto, voglio la Claudia ti PS5. fa le insinuazioni da povero anche lui, Sì, che ma cosa infatti, vuoi? lui è Che il re dei poveri. cosa vuoi, Claudio? Hai soltanto dei bei capelli e un bel fisico. Ma la PlayStation 5, la Sony la manda a me, mica a te. E perché? Perché io ho uno sleeping schedule infame, da drogato, la faccia da drogato. E faccio pena a Sony. Esatto. Io dei Quindi poveri. chi è che ha vinto? Il giovane chilometer immorale, sono noto come Arachnoboy, amico dell'originale Arachnoboy, il supereroe più famoso della Pennsylvania. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Avremo tempo per dilungarci nel coso, Parlando di nella. Miles Morales, quanto è bella la colonna sonora! Ah Sì, ok. no, di Into the Spider-Verse, però diceva. Che tra l'altro comunque è Paola. molto simile alla colonna sonora che hanno poi. Andiamo serie. Che bravo microfono che non so entrare cosa. Dai Twitch, mutaci sta parte. No, Twitch non parlo. Twitch stavo scherzando, dai, non parlo. De nada. Adesso arriva Luca. Arriva Luca. Dana, cosa vuoi tu? Figata No, no, i biscotti non sono per te. incredibile. Mamma, che figo. Ti aiuto. Grazie.
Di niente. Yeah. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, un segno giallo più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Sarebbe bello se lo zio... lo zio l'avesse fatto Luca. Così avevo Walter come papà e, zio come... e Luca come zio. Con voi. Adesso li sentirei di lei è best comparsa, quella di capelli rosa. Flexa le scarpe, Miles. Che le hanno fatte davvero? Yes, ovviamente. Poi vabbè, di Cyberpunk hanno fatto il cellulare. Vai, swing. Vado! Andiamo! Ehi, Pete! Sto arrivando! Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi detenuti. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che... il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che l'abbiano reso a prova di Doc Ock. Speriamo! Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo! Meglio dire a mamma che farò tardi. Adesso chiama la mamma, che è Ilaria Egitto. Miles, che tal? Hai la lista della spesa? Ehi, Prima, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pete a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Prova a gestire un SRL, Miles. Allora, sì, Ilaria Egitto, che è la doppia tesi di Rio Morales, non soltanto è carina nel gioco, è carina anche di persona. È una fan di Nana, io dico soltanto questo. È una fan di Nana, è una giocatrice di ruolo, ha giocato per un casino di tempo a vampiri. Yes. Cioè, nel senso, è una nerd incredibile. Abbiamo passato una sera al compleanno di Moronesi a parlare di The Princess Bride, di Labyrinth, della Storia Infinita. Calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira, rilassa. Run, boy, run. Pete, sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a... bene? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui Alex2 con carico pesante. Vero super potere di Spider-Man. Rivediamo. Non so, proviamoci. Sembra una grossa operazione. Non è impossibile, è solo difficile. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare. Specialmente col nostro ospite d'onore. Ho giocato con uno Spider-Man, so perché lo dice. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Ok, abbiamo un problema. Aspetta, Miles, lasciami tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro? Sì. X2 fuori alte. Miles, no! Peso sfinacciato. Regia 2-3-6. Di pronto a picchiare le figlie. Pronti all'impatto. Ezio. Ezio. Madonna, Ezio, merda, sono sempre pronta a picchiare Ezio. Ezio, ti aspetto qui a Milano. Giustamente. Ci vediamo davanti all'S lunga. Anzi, davanti al Carrefour, visto che lì si mena sempre la gente. Proprio quello di Giulia. Carico compromesso. Quadra intervento inviata. Resistete, RX2. Pete, mi dispiace, io non volevo. Tutto ok, tranquillo, dobbiamo solo contenerlo prima. Che succede a questo? Sì, esatto, è soldato 1, Ezio. Oh no, è un cosplayer! Picchiatelo!
Grazie Renzo, grazie per il sub, benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Miles, lascia a me Rhino. Tu invece pensa a fermare gli evasi. Sì, ok, d'accordo. Divertiti. Tu sei già sigillato. Vabbè, perché adesso sto giocando all'altro. Esatto. Sei un vero eroe. Ehi gente, che ne direte di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok. Di meno. Sei un Sono un co... Come scusa? Qualcuno stava per dire la parola con la N. Potrei averlo sentito anch'io, ma non penso. Quasi sistemato. Vai, vai, fai tu l'inserimento con Rhino. Quasi sistemati. No, non è. Vabbè, è la schifo. Non posso deluderti. Devo riprendere il controllo. Prendere 1000 punti canone per questa feature è stata una buona scelta, solo il tempo saprà darti una risposta, Gio. Ma l'importante è che ti ho dimostrato l'importanza della pazienza. Vieni qua. Va. Ok, vogliamo? No, qui. Io prendere gli oggetti. Non lo fate fare. E uno più R1, sì, ma devi inquadrare... Non avevo mai visto quel bestione da vicino! È da brividi! Una vera opera d'arte! Definizione discutibile! Carino! Eccolo! Voilà! Qua! Oppla! C'è un altro! Datemelo, datemelo! No! Wow! Cioè, wow! Qualcuno lo prende! Stiamo giocando adesso ed è Natale, sono sì. Felicissima. Da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il bugle farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male, sarà già un miracolo. No, no, la festa d'inverno! Pete, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci neppure. Lo fermeremo, dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito, mi piacerebbe darvi una mano qui? Sì, sì, ci sono. Ok, Pete, ti aiuto io. Portalo via, cowboy. Non ho dove stai, figa. Oh no, non il centro commerciale. Qui. Veniti forte, magnetto. No, dai, non rovina il Natale. La cosa figa è che tutte le persone che stai per investire in realtà le salva vite. Palesemente il centro di Arese. Mi agito. Ora già meno. Preso. Grazie. Prego. Questo è fallibile. Ah no, io... vedevo che eri girato. Questo è fallibile, ma arriva sempre Peter a salvare il fatto. Ah, ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio. Ma quest'anno voglio proprio divertirmi. Non mi riesco a dire. È una minaccia. Troppo poco. È una fragile minaccia. Troppo facile. Forse è una mente fragile. Oh! Ehi, Giada, ben costume! Molto natalizio! E adoro come ci parliamo, Iaco. Incontrollata minaccia! Vabbè, ma Balzarotti. Vabbè, no, Balzarotti.
Ragazzi, lui è un altro che è proprio fantastico. Sia come professionista, ciao, sia come mamma. Persona, lui è adorabile. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sia smentirosa. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma... te chiedo mucho. Io también te quiero. Vabbè, una botta di culo che appunto sia io che Ilaria. Dobbiamo fermarlo! Un po' di spagnolo. Esatto. Ma Ilaria credo che lo sappia proprio bene. Eh sì, perché lei fa anche traduttrice e adattatrice. Grazie, Alex! Dobbiamo fermarlo e anche in fretta! Sì, ma come facciamo? Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? Dominare le mani. No, 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 no! Sto bene! Faccio io. Viene da te. Preparati. Ok. Sì. Forse mi serve... un minuto. Un consiglio per la polizia: non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti. Anzi, meglio ancora, non portateli e basta, ok? No, eccolo Ezio! Ezio! Voglio solo aiutare! Vediamo di che posto sei fatto! Vai. Devo stare sopra. No, no. Vieni qua. Yes, speed winding. Altri lassù. Bravissimo. Mi stacco la testa dal collo. Non è quello che ti ho insegnato, poi. Ezio. È cattivo, però. No. Per completare una combo? Sì, il colpo di grazia, 15 e triangolo cerchio, vabbè, come, okay. Come Batman. Pete, qui è il caos! La polizia e gli evasi si stanno sparando! Aiuta la polizia! Io posso ancora cavarmela, per un po'. Pete conta su di me! Devo fermarli! Pete conta su di me! Voi non potevo soffrirlo! Cos'è che ti ha un gestino di bimini? Ezio è arrabbiato. Gli hanno messo una tuta arancione. Non è che gli dona molto. Non gli dona, no, l'arancione non è sicuramente il suo colore. Però. Coreograficamente è bellissimo. Sì. Quel detenuto ha appena sparato alle spalle un altro detenuto, sì. Infatti c'è un video di Polygon, mi pare, di tipo Spider-Man non uccide, però poi ti fa vedere un tot di situazioni in cui i detenuti ti rischiano seriamente la morte. A volte non per colpa direttamente di Spider-Man, altre volte sì. Resisti, tieni duro! Dopo che rimandi un missile in faccia alla gente. Ah sì, sempre, bellissimo. Però mi sa che non posso ancora farlo. Spider-Man, stai bene? Non è Yoko. Pete! Pete! Sveglia! Sveglia, amico! Sveglia, su! Questo Spider-Man è rotto. Vorrei cambiarlo con uno. Oh, questo può andare. Miles, vattene via.
devi stare indietro. Grazie Gabriele, grazie per il sub. Pugno Venom infligge stordimento Venom ai nemici. Lo sappiamo, grazie. Comunque Claudio, sì, se sei su un grattacielo e lanci la gente lontano, in realtà si vede sempre che Miles o Peter tirano una ragnatela per appenderlo poi al fianco dell'edificio in modo che non muoiano. Mi piace quando faccio le cose stealth fare la salumeria. Farli venire tutti nello stesso punto e appenderli uno a fianco all'altro. Sì, 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 è bellissimo, ma lo facevamo anche con Batman. Sono sorpreso. E come stile di combattimento è molto simile a Batman. Sì. Non ti permetterò di fare altri danni. Sono ansioso di vedere come farà. Piccoletto. Se qualcuno prova a toccare i miei amici, sarà peggio per lui. Vabbè, poi... Sembra una combo di Tekken quella. Oh no! Si è boncato lui. Tu sei un degno avversario, tappeto! I complimenti non ti salveranno, Alexi! Non mi puoi fermare! Hai demolito mezza città! Non ti interessa! Fammi un favore, ok? Vai in galera e restaci! Basta evadire! Vai. Sai una cosa? Inseguirti attraverso la città è stato quasi come giocare al nascondino. Ma come si suol dire, un bel salto dura poco. E anche un po' di capoeira, ma... Sì, un po' di tutto. Aspetta. Non è un po' andato. Io odio nascondino. Eccole, ecco che flexa le scarpe. Adesso c'è credo la una delle mie battute preferite del gioco. Ragazzi, wow, ma... wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? È un bacino. È molto bello. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Comunque Demoyan. Demoyan è stato davvero bravo. Bravo. Sì, mamma mia. Sì, ok. Questo è un sacco. Trigger uscì direttamente dal castillo. Sì, in realtà è Troy Baker che fa il fratello di Nathan Drake in Uncharted 4. Ma anche il volto? No, il volto non credo. Ah, ok. No, per questo mi intendono per il volto perché i capelli tipo un po' ossigenati. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e
Ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Il giuramento è una cosa vera? Ovvio. Di certo non l'ho inventato ora. Io. A presto, Spider-Man. Il vero superpotere di Spider-Man è stare così bene con Spider-Man quella tutina. Di New York. L'unico Spider-Man di New York. Ciao Vittorio, sono un attimo in live. Ah, col dubbio, va bene, ciao. Ciao. Non ho la minima idea. L'unico Spider-Man di New York. Vai. Questo dialogo è uno dei pochi che avrei voluto rifare guardando la scena. Purtroppo quando l'ho vista io era tipo c'era Peter con gli occhi a 10-10 e Miles in tipo pose. Questo l'avrei voluto rivedere. Però è venuto comunque molto bene. Il volto di Miles l'hanno migliorato tantissimo, secondo me, dal primo gioco. Ma anche il taglio di capelli gli rende un po' più giustizia. Sì, più che altro nel primo gioco aveva queste texture per cui sembrava che avesse sempre la pelle molto secca. E quindi ero sempre lì tipo, no Miles, ma ti serve una cremina idratante, le labbra screpoline. Ehi, Genki. Musa. Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare due passi. Oh, ottimo! Passa dall'anfiteatro, voglio mostrarti una cosa. C'entra con Ragno! Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino! Ho visto delle foto del combattimento, pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto molto meglio di un corno. Oh, adoro la suspense. Arrivo. Genki che è nei film è il migliore amico di Peter. Sì, c'è una zia. Lo che dice zio. Sì. Noi diciamo bro e cose. Questa canzone è di Jaden Smith. Sì. Jaden Smith non mi è quello chiaro. Credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda, regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo! Che simp che siamo. Bello, provalo, ti copro io. Miles deposing to assert his dominance over New York City. Mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Di merda. Con le gomitiere. Sembra davvero un cosplay cheap. Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume. Sembra fatto di lycra. La seconda parte del tuo regalo. Perché guarda come luccichino, no? E se facciamo così, se non sbaglio. Questo è solo metà regalo. C'è il trucco per sbloccare il costume di Peter. Ti avviso quando la trovo. Cioè, non solo sblocchi il costume di Peter, ma sblocchi anche le movenze di Peter. Cioè, tu puoi praticamente usare Peter in Spider-Man Miles Morales. No, vabbè, però io voglio usare. Insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. Sì, lo trovo assurdo anche io, che Pete va in giro per tutta la città e il suo podcast preferito è DJJ. Ma ha senso. Sentiamo Balzarotti un attimo. Ci sarà qualcosa di meglio. Che ho cambio, vado sulla tappa. Di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono Dani Cart e questo è DaniCast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ho
Ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di Danicast. Scusami, quindi è lei la tipa con i capelli rosa che usciva all'inizio? Non lo so. Perché anche lei sembra che abbia i capelli mezzi tinti di rosa alle punte. Comunque, secondo me, il fatto è che se ci pensi è molto umano tenersi JJJ come podcast. Oh, perché è come andarti a leggere i commenti negativi che hai su YouTube. Vuoi sapere chi talka shit e che cazzate dice sul tuo conto? Lo vuoi sapere. E quindi, giustamente, Peter fa lo stesso. Ah, la pacotto. Un pacotto best waifu. Assolutamente sì, ragazzi. Questo. Pit ha lasciato diverse attrezzature. Vediamo se riusciamo a... What this? Che si fa col dual sense, ok. Costumi. Costumi. No, mi pare. Così. Quadrato. Ah, per 2 secondi devo. No, non lo so. Sbloccare il... Sì, vabbè, non è un problema. Poi fai la sfida di combattimento. Oh oh. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. E in ognuna Jacopo dice un sacco di baccate. Acrobatica. Grande Jacopo. Olo addestramento. Non posso crederci. Ok, vado qui. Combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Vedi che è molto quadrato. Ora prosegui con un attacco in fuori. E ora un classico. Il calcio in oscillazione. Questa olotecnologia è incredibile. Con le componenti giuste potrei renderla portatile. Quanto il calcio in uscita? Cosa si è... Non facciamoci. Io... è quello che avevi sbottinato. Eccolo qua. No, che slide, oggi. Attivo, attacco in ninja. Un'altra abilità chiave, il disarmo. Puoi già farlo il disarmo? Sì. No, perché nel primo nessuno bisognava bloccarlo. Mi sa che quando ci sentirebbe detto lo toccabile subito. Miau a lei, signora. Ehi, sì! È pazzesco! Grazie, Peter Parker! Che poi, piccolo fun fact, Stan Lee disse di essere la fonte di ispirazione per JJJ usando come base il suo carattere come direttore della Marvel. Sì, Scapoz, andremo a fare tutto. Io conto di fare... Allora, la domenica facciamo la storia e le missioni dell'Underground con Chiara. Se poi ho voglia di riportare Spider-Man durante la settimana, vado a fare tutte le missioni in cui non è contemplata Pin. Perché fanno i rumori tipo dei giocattoli della Jig dentro il tastino. L1 più quadrato X. Sì, è tipo la cosa dei pipistrelli di Batman. Passiamo agli esercizi. Usa le mosse aeree e sconfiggere questi nemici. Ciao Frank. Colpo in mischia attivato. Vai alla grande, amico Rand. E non sai cosa ti attacchi? Ti attacchi agli elicotteri, sbilanciandoli mandandoli contro i palazzi. Ah, voglio tirare giù quello. Adoro farlo. Non mi è tutto. Poco. Chiedi poco. Ciao, Dodo Job. Tutto bene, grazie. Bingo. Lo schermo blu, no.
Tecnologie che possiamo vendere. Roberto Palermo. Spider-Man, eliminiamolo via col bottino. Ehi, Roberto. Sì, ok, mi accontento subito. Ok, facciamolo. Facciamo fuori il ragno e prendiamo l'equipaggio. Ci produrrà soldi a palate. Solo per la cronaca. È tecnologia brevettata a marchio Spider-Man. La vendita è vietata. Ogni tanto parlo anche in spagnolo mentre combatto. Questo è tuo? Una roba del genere. No, ma non è lì, è adesso. Però hai una. Ma non è che è buggato. Che Spider-Man! Perché lo schianto Venom ha glitchato. Bella maschera. Aspetta. Questa non è una battuta, è solo crudele. È tornato Ezio. Ferma Ezio. No, dammi il tuo fucilazzo. Cattivo. Ragazzi, non so più grande di te, Ezio, dove vuoi? Oh no. Ho un regalino per te. Anch'io. Poi... me lo prendo io il regalino, visto che ma poi... ce l'hai, grazie. Ma poi è il minimo che Ezio abbia un regalino per me, dopo tutte le volte che l'ho ospitato. Il problema dei ladri è risolto. Ora pensiamo al simulatore. E mi ha detto, escalera. Escalera! Oh! No, non credo. Sarebbe stato bellissimo. Lo so, avrei voluto. Dai. Però ho aggiunto altri meme. Ho aggiunto altre minchiate. Escalera! Oh! Kernel Panic. Ma se riavvio il BIOS... Sì, ha funzionato. Dita ha creato sfide di furtività, mobilità e combattimento. Devo dare un'occhiata quando posso. E sono le classiche sfide in giro per la città. Yes. La sfida di pugni, la sfida di salti, la sfida di corsi. La di... Per rientrare dovresti fare un salto al Roxxon Plaza. Passavo di qui e ho visto qualcuno intrufolarsi all'interno. Sì, do un'occhiata. Ehi. Voglio sapere tutto sui tuoi nuovi spider poteri. Sembra una scarica di bioelettricità. O forse energia statica super caricata. Ci serve un nome. Dici di potere Venom. Perché brucia come veleno. Sì, e non crea affatto confusione all'interno del mondo di Spider-Man. Ora devo scappare. Prima il plaza e poi casa. Ricorda potere Venom. Fidati, è perfetto. Ma l'hai comprato il latte? Chiede giustamente Jericho. No. Ecco. Niente latte di cocco. Il dulce de coco. Comunque ci sono delle scene che proprio mi fanno scaldare il coccolo con Ilaria. Oh. È proprio mamma. Salve amici, grazie mille per il passaparola. Siamo stati prego, in classifica dal 136esimo posto all'87esimo. Cioè wow. Va bene, andiamo avanti. Oggi sono online dalla lunghissima coda per l'esame di cittadinanza e ho deciso di rispondere ad alcuni dei vostri messaggi. Prima domanda, di dove sei, Danica? Io dove sono sei? Sono nata in Cina, cinese. Vivo a New York da quando avevo 6 anni. Altra domanda, che microfono usi? Un viola. Scherzo, il link è sul blog. Terza domanda, qual è lo scopo del tuo podcast? Vedete, ho un'amica. Un ex giornalista passata alla politica con cui prendo il caffè una volta in corso. Discutiamo delle ultime notizie e anche se non concordiamo sempre su tutto, difendere la mia posizione mi aiuta a chiarirmi le idee. Mi spinge a informarmi. Ai. Devi mischiarti, teppistello! Di nuovo Ezio? È sempre Ezio. Vieni a picchiarmi, teppistello! E boom! Allora, grazie Iomello, grazie per il sub e anche grazie a Distiere. Mi fa anche il pugno da Venom, non mi dimentico. E devi premere un quadrato. Esatto. Ok. Prendi un quadrato.
Bravo! Ora tocco! Dov'è? Prendi questo! Prendi questo e ha dato il pugno a nulla! Prendi questo! Ah! Un quartiere è un po' più sicuro adesso. Bueno, però la Lecce. Bueno, però. Devo ringraziare. La Lecce. Dovresti andare da un dottore. Fatti visitare. E puoi acquistare risorse per il costume. Seleziona la modifica. Ci sblocchiamo. Cos'è? Antiproiettile? In mischia. Ok. Andiamo a Roxxon Plaza. Salve, sono Matteo De Mogliana. Ciao, mi chiamo Simon Krieger e quello che hai davanti agli occhi è un reattore a nuvola. Quando sarà attivo, l'esempio del mio ego gigantesco. Il vero fabbisogno energetico di tutta Harlem. Sì, so cosa pensi. Simon, come è mai possibile? E la risposta è Nuform. Una sola capsula di questa rivoluzionaria sostanza può garantire ad Harlem energia pulita e sicura per almeno 500 anni. Presto attiveremo reattori in tutta Manhattan e poi in tutto il mondo. Ci attende un pianeta alimentato a Nuform. Roxxon, energia alle persone. Beh, non capita spesso che il capo di una ditta sia anche uno speaker così bravo. Sì, quando succede in genere, tipo quando vedi quelli che fanno... Ciao, sono... esatto. Sono vi chiederete, ma com'è possibile realizzare questa cosa? Ebbene, noi l'abbiamo fatto. Parlano esattamente così. Per investire nella tua assicurazione, siamo pronti a venirti incontro. Perché la nostra assicurazione protegge te e i tuoi cari. Mi raccomando, proteggi i tuoi interessi. Lo slogan è mai detto come tutto il resto, solo che lui sorride un pelo di più, quindi proteggi i tuoi interessi.